Francesco ha gli occhi assenti di un uomo innamorato, ma Laura quell'errore non gliel'ha mai perdonato. Si chiude nella stanza e ascolta le canzoni, i nuovi tormentoni dei musicanti estivi. Francesco si presenta con un mazzo di fiori, ma Laura puntualmente lo sbatte sempre fuori. Allora lui le dice: non è proprio più cuore, io che cosa me ne faccio di tutto questo amore? Sto respirando da un po', sparire sembra più facile. Quanto mi chiedi però, tornare indietro è impossibile. Sto respirando da un po', sparire sembra più facile. Quanto mi chiedi però, tornare indietro è impossibile. Francesco adesso ha un cuore plastificato e rotto, mentre Laura ha un drink in mano ed un sorriso ad ogni scatto. La vede, amore mio, questa è la mia consolazione, sarà un ricordo estivo legato a una canzone. Sto respirando da un po', sparire sembra più facile. Quanto mi chiedi? Di un amore, a volte un anno senza estate, a volte un'allucinazione, cambia a seconda del mittente, la prospettiva di un amore, a volte un anno senza estate, a volte un'allucinazione. Sto respirando da un po', sparire sembra più facile. Quanto mi chiedi? Amici della Giulia, avete appena ascoltato e visto Senza Estate, il brano di Lea che abbiamo qui con noi. Ciao, salve, Lea. Salve a tutti. Un brano che innanzitutto in vetta alle classifiche da quando è uscito, il 30 novembre, giusto? Sì, il singolo è uscito il 30 novembre su etichetta Hammer Music. Siamo stati in top 10 in pratica tutto il mese di dicembre. Ecco, non è che l'ho dimenticato, ma qui con noi c'è Lea, ve la presento subito, rocker di successo in questo momento e si spera anche per il futuro, che ci racconterà un po' di appuntamenti, il primo dei quali vorrei subito lanciarlo, quello imminente, 14 febbraio, San Valentino, cosa succede al Teatro delle Palme? Il 14 febbraio alle ore 18:30 terrò questo concerto, durante il quale presenterò i brani che compongono il mio nuovo album omonimo, Lea, e non solo, con molte sorprese musicali, accompagnata da una band di validissimi musicisti. Saremo in 7 sul palco e sarà un'occasione per dimostrare a tutti, appunto, il giorno di San Valentino, il mio amore immenso per la musica. E anche un racconto sull'amore, possiamo dirlo, Senza Estate, questo brano che racconta di un amore moderno, possiamo definirlo così? Certo, è un amore ai giorni nostri, è un amore al tempo dei social, come qualcun altro ha definito, ancora prima di me. Io ho scritto questa canzone appunto ispirandomi all'immagine profilo che
Ahimè, spesso ci rappresenta, nel senso che forse molti pensano sia solo quello a rappresentarci, ma c'è tutt'altro dietro, perché ognuno di noi, dietro un avatar, un'immagine profilo, dietro un nome, ha un vissuto, ha dei sentimenti. E questo ho voluto raccontare nella storia, tra Francesco e Laura, I queste, protagonisti, i no, di questo video. protagonisti, sì, di Senza Estate. Naturalmente sono dei nomi inventati, ognuno di noi può essere una Laura o un Francesco. E volevo raccontare quanto possa essere diversa appunto la prospettiva di un amore in base a chi guarda. Perché senza estate poi? Senza Estate perché ad un certo punto durante la canzone io dico cambia a seconda del mittente la prospettiva di un amore. A volte è un anno senza estate, a volte è un'allucinazione. L'allucinazione intesa in senso positivo, quasi come fosse una droga. Invece un anno senza estate è un anno che mette tristezza. Tutti noi Un aspettiamo anno l'estate. senza interruzione, senza riposo in qualche Sì, modo. sì. Ecco, Lea, ma come nasce la tua passione per la musica, in particolare per il rock? Guarda, io paradossalmente nasco come musicista classica. Ho iniziato a studiare chitarra classica prestissimo, a 6 anni, volutamente, perché nella mia famiglia non ci sono precedenti musicali. E poi verso l'adolescenza, pur continuando parallelamente i miei studi classici, ho ascoltato improvvisamente, in una giornata d'agosto, la voce di Patti Smith alla radio. Che era una cantante comunque degli anni 70 e da lì sono andata a ricercarmi tutto quel tipo di musica, è come se il mio corpo proprio è. Cioè, in qualche modo Patti Smith ti ha ispirato, Sì, possiamo dire. è stato quel modo lì di cantare così libero che mi ha spinto poi a ricercare tutto il rock e di quei tempi, mi ricordo negli anni 90 c'era Alanis Morissette con Jagged Little Pill, un album meraviglioso, però mi ha spinto da lì a ritroso alla ricerca di tutto il rock anni 70. Sono subito entrata in empatia con quel sound lì, non so dirti perché sia Nel capitato. corso degli anni poi hai cambiato le tue muse ispiratrici, oppure poi sono rimasti questi i tuoi punti di riferimento? Ma guarda, io dico sempre siamo ciò che ascoltiamo. Inevitabilmente ho ascoltato tantissime altre cose e per fortuna direi, perché poi si è evoluto anche il mio modo di scrivere, è cambiato perché a 15 anni scrivi in un modo, a 20 in un altro e così via. Quindi sono sempre molto aperta ancora adesso agli ascolti, non mi metto mai dei limiti. Ecco, mi incuriosisce sapere com'è l'iter della nascita di una canzone. Nel tuo caso, quando è che ti viene di scriverla, se la scrivi in più tempi? Guarda, io ho una scrittura che definisco scrittura puzzle, nel senso che spesso vado a ripescare degli input compositivi anche di mesi prima, di molti mesi. Compongo una melodia anche senza testo e la registro e Sei la tengo da riflessiva parte. quindi, sei Sì, molto molto, riflessiva, sì. quindi non sei di Guarda, impulso. quando ho iniziato a scrivere accadeva tutto in maniera più celere, riuscivo a scrivere testo e musica anche in 10-15 minuti. Però col tempo ho proprio affinato e messo cura al dettaglio della canzone, volutamente, perché scrivere è un lavoro, Certo, è penso faticosissimo anche. molto, perché Ma poi. si scrive più quando si è tristi o quando si è allegri? Ahimè, quando si è tristi. Quando si è tristi, però poi si Quando si è riesce. malinconici, in Quando si è realtà, malinconici, però poi si tirano fuori anche delle cose allegre, quando ovviamente, sì, diciamo, non sempre, energiche, il molto, mio album anche è nel tuo pieno di caso, esatto. energie, Ecco, sì. ricordiamo tra l'altro il tuo album che porta l'etichetta di Hammer Hammer Music. Music Italia, sì. Tra l'altro, come dicevamo prima, proprio Senza Estate, un brano che ha avuto tantissimo successo. E ci vuoi dire anche qualcosa sui prossimi lavori, se stai già lavorando a qualcosa? Allora, innanzitutto domenica 14, come abbiamo detto prima, Teatro delle rappresenta. Palme, appuntamento Sì, siete importantissimo. tutti invitati e sarà un concerto per tutti. Il rock è per tutti. E quello che voglio comunicare alle persone è una musica piena di vitalità, di energia, quindi vi aspetto davvero in tanti. E sarà l'occasione per presentare questo nuovo lavoro, ci saranno altri singoli in seguito, ci sono molte sorprese, è un album molto denso, molto pieno, che attraversa il corso delle 4 stagioni, perché oltre a Senza Estate ci sono tracce, c'è una traccia per ogni stagione.
Ecco, e dunque per il futuro ci anticipi qualcosa? Intanto ti godi il presente. Mi godo il presente e stiamo lavorando al meglio per suonare il più possibile. Quindi penso incontrerò quanta più gente vorrà ascoltare la mia musica in tutte le piazze d'Italia e ovunque ci sarà occasione di suonare, perché poi il senso di questo lavoro è questo: scrivere e suonare. Volevo farti una domanda che ho fatto anche a qualche altro artista che ha varcato la soglia degli studi televisivi di Giuli Italia. La spettacolarizzazione che c'è oggi della musica, degli artisti attraverso soprattutto i reality show, penso a quei programmi che tentano in qualche modo di lanciare determinati personaggi, a volte diventano famosi, a volte no. Tu che idea ti fai di questo tipo di programmi? Guarda, io penso che la TV faccia il proprio lavoro, che è quello di fare dei programmi che riescono ad attirare l'attenzione di quante più persone possibile. Io non sono contro i talent, perché penso che tu ti riferisca a questo. Io più che altro sono contro chi pensa che sia solo quello, apparire. Non è solo quello fare musica, cioè ci vuole una sostanza. Se hai qualcosa da dire, i meriti arrivano. Il problema è quando si va lì pensando solo che quello possa essere il punto di arrivo. Magari deve essere un punto d'inizio, purtroppo poi dopo entrano in gioco meccanismi che non riescono, ecco, a far sì che l'artista o il ragazzo che è andato lì possa essere seguito. Però se hai le spalle belle forti puoi affrontare anche quello, l'importante è farsi C'è sentire. una speranza quindi per i giovani artisti che vogliono emergere. Sì, io non sono molto positiva, è dura, è durissima, non è un ambiente facile perché siamo in tanti. Molti ragazzi vogliono tutto e subito, c'è bisogno di lavoro, bisogna lavorare C'è sulle molta proprie. fatica, c'è molto Sì, sacrificio sicuramente. moltissimo, moltissimo. Beh, intanto io prima di chiudere voglio nuovamente ricordare l'appuntamento del 14 14 febbraio. febbraio, Ce lo ricordi tu? ore 18:30, mi raccomando, quindi orario pomeridiano, avete tutto il tempo e dopo di andare a festeggiare il vostro San Valentino e prima, come ho scritto sul mio canale social, di fare una pennichella, Ecco, ricordiamo quindi. i tuoi canali, tutti i canali sui quali possiamo, diciamo, visualizzare notizie riguardo, i tuoi lavori. Allora, in primis il mio sito ufficiale www.leachannel.com. Da lì avrete tutti i rimandi alla mia pagina Facebook, che è Lea Official Page, e poi Instagram, Twitter e tutti i canali che ci permettono, ecco, di stare a stretto contatto, di comunicare tutte le novità. Grazie Ecco, dunque io ringrazio Lea che potete poi a te. andare a gustare, tra virgolette, il 14 febbraio alle 18:30 al Teatro delle Delle Palme, Palme, Napoli. a Napoli ovviamente. Grazie Lea per Grazie essere stata qui a con noi. te, grazie. Grazie ai nostri telespettatori e questa produzione potete visualizzarla anche al nostro portale giulinews.it.